Bene, come stai, Eolo? Cosa stai facendo a casa questi giorni? Ma guarda, sto sistemando l'archivio. Avevo diversi progetti che non avevo avuto modo di metterci mano e per cui sto facendo questo. È un più studio, mi formo. Ci sono talmente tante occasioni di formarsi su internet che mi sto facendo un po' di autoformazione. Non finiamo mai di studiare, no? Assolutamente mai, mai, mai. E tra l'altro credo che qualcuna di queste chicche anche di lavori che non hai ancora mai mostrato siano tra quelle che mostreremo oggi. Sì, ci sono delle cose o ho mai mostrato che semplicemente non ho caricato sui siti perché magari facevano parte di temi e progetti che non avevano magari delle connessioni con altri lavori, per cui li ho tenuti in archivio. Sono quelle cose che normalmente fai vedere quando ti presenti da un cliente oppure vai a fare qualcosa di molto specifico e magari sono più verticali, per cui però mi faceva piacere condividerle con voi oggi. Sento Fulvio invece, mi senti? Mi segui? Bene, forte e chiaro. Qui mi piace, contento. non so se posso ufficializzare questo soprannome, No. però va bene, allora è Che venuto per sbaglio. tu hai coniato durante l'operazione Genegnocchi, vorrei ricordare. Sì, è stata un'operazione molto segreta in codice. Il codice dell'operazione era Genegnocchi, ma questa rimane una roba tra di noi, l'abbiamo appena detto con queste migliaia e migliaia di persone legate, ma non lo saprete mai, nemmeno su sotto ricatto. Va Torture. bene, benvenuti a tutti. Domenica, oggi abbiamo due ospiti molto importanti, molto interessanti, che affronteranno un tema che in questo momento è particolare, nel senso che ovviamente non possiamo viaggiare fisicamente ed è meglio non farlo neanche per sperimentare una fotografia, però è un ottimo momento per studiare cosa vuol dire la fotografia di viaggio. Per avere con noi due grandi esperti italiani della fotografia di viaggio, che sono Fulvio Bugani e Eolo Perfido, che insieme condivideranno le loro storie, la loro conoscenza, si confronteranno. Ci siamo parlati ancora qualche istante fa, prima di iniziare la diretta, e parto chiedendo, Eolo, il viaggio in fotografia. Quando e come inizia per un fotografo? Intanto un piccolo appunto, ora non possiamo viaggiare, ma la fotografia ci permette di viaggiare, no? Nel senso che è uno strumento bellissimo per condividere, no, lo sguardo delle persone che hanno viaggiato, per cui anche se in questo momento siamo tutti chiusi in casa, è proprio la fotografia che ci permette di uscire. E questo penso sia una delle cose più belle di questa disciplina. Il viaggio può essere tante cose, si può viaggiare per condividere con gli altri, magari luoghi. Perché ricordiamoci che il viaggio può essere paesaggio, il viaggio può avere un carattere più antropologico, può essere una scoperta di se stesso attraverso il viaggio, quindi il viaggio come strumento di riconoscimento poi di quelle che sono le caratteristiche personali. Ogni luogo raccontato da un fotografo differente ha un sapore diverso, no? Lo stesso luogo raccontato da due fotografi con due sensibilità diverse ci fanno vedere due cose completamente Ci vuole diverse. il pispolino, quelle. Per cui sento qualcuno che parla sotto, Mauri. Sento anch'io. Aspetta che riattiva pure il tuo microfono, Sì, Eolo. fatto, fatto. Per Eccoci. cui in questi termini, viaggio vuol dire tante cose. Ci sono fotografi che hanno fatto del viaggio un modo di raccontare se stessi e quindi magari i luoghi erano semplicemente degli strumenti per attivare poi un processo di conoscenza di se stessi. Altri invece che ci hanno raccontato i posti con degli scatti meravigliosi. È una disciplina che nasce con la fotografia perché è uno degli strumenti migliori per raccontare le storie dell'uomo, le storie dei luoghi, è qualcosa di incredibilmente universale. E nel mio caso nasce con l'editoria, nel senso che mi sono ritrovato a iniziare a lavorare per delle riviste di travel, no? Quindi un modo di raccontare il viaggio più legato al turismo, sai, riviste come Traveler di Condé Nast oppure National Geographic Traveler, quindi con un taglio leggermente meno antropologico, più legato al viaggio visto come strumento anche per vendere i luoghi, no? Perché spesso
capita che quando si lavora per queste riviste si deve avere anche un taglio leggermente più propositivo e positivo. Altre volte mi è capitato di fare fotografie di viaggio invece per delle realtà diverse, come ad esempio il New York Times, che mi ha mandato magari invece a raccontare delle realtà meno colorate, mettiamola così, dove magari per certi versi era più importante entrare nella storia piuttosto che dover edulcorare e rendere necessariamente, avere una visione necessariamente positiva dei luoghi che andavo a vedere. Quindi il viaggio vuol dire tantissime cose, dipende anche dal motivo per cui si inizia questo viaggio. E poi ci sono i progetti personali, che sono quelli che fai quando magari decidi di andare a vedere un luogo perché ti incuriosisce, e intorno a quel luogo, tornandoci tantissime volte, inizia a costruire un percorso narrativo. Per ogni fotografo penso che sia un'esperienza diversa. E poi ci sono i milioni di fotografi che lo fanno per passione, che viaggiano semplicemente per il gusto di farlo, che poi vanno e vogliono fare memoria, no, di questo viaggio. E è quello un po' che facciamo nei nostri workshop, cercare di insegnare a chi magari lo fa in maniera, diciamo, più legata all'esperienza personale, come puoi fare delle belle fotografie, come poter raccontare i posti, i luoghi in maniera corretta. La fotografia è tante cose, no? E sia la parte tecnica, e quindi saper comporre ed esporre correttamente una foto, e poi anche magari la parte personale, no? Quella più intima, ovvero il proprio punto di vista, che diventa sempre qualcosa di importante. Correggimi se sbaglio, è quello che poi di fatto garantisce il risultato, nel senso non basta la sola preparazione tecnica per affrontare un viaggio fotografico o diciamo un'avventura fuori dalle mura di casa, ma serve avere questo punto di vista e cominciare a identificarlo, giusto? Guarda, io non penso che, assolutamente sì, se hai delle aspirazioni autoriali, se vuoi, diciamo così, firmare le foto con quella che è la tua sensibilità, ha sicuramente senso iniziare anche un percorso di quel tipo. Altre volte, a volte quello che si cerca in una foto è semplicemente che sia bella, non ci trovo niente di male. Un bel tramonto, una foto scattata correttamente, che semplicemente è una fotocopia della realtà, ma che comunque la documenta a suo modo, a tutto il diritto di esistere, ed è anche giusto che un fotografo tragga soddisfazione da questa cosa. Non sono tutti autori, non sono tutte persone che necessariamente attraverso la fotografia vogliono raccontare delle storie, no? A volte documentare può essere anche qualcosa di semplice, e trovo assurdo criticare da questo punto di vista i fotografi amatori che semplicemente hanno un approccio che io non chiamo banale, semplicemente più semplice, no? Voglio fare una bella foto, punto e Sì. basta, voglio avere un ricordo di quella cosa, ed è giusto così. Criticarli è una cosa che non sopporto, D'accordissimo. devo essere sincero. Sono d'accordissimo, guarda, e più che semplice ancora direi genuino, nel senso che c'è Esatto, sì. una parte proprio esplorativa della fotografia che a mio giudizio viene molto spesso, cioè noi portiamo avanti, è ovvio, come Academy, diversi livelli, no? Di approfondimento della fotografia, fotografia come linguaggio, ma anche semplicemente come emozione. Quindi quello che dicevi tu mi trova d'accordissimo, perché a volte la fotografia è davvero quel semplice tramonto, quel cityscape, il paesaggio di città, come abbiamo visto a Tokyo con gli studenti durante l'ultimo workshop, che a volte comunque riescono a emozionare anche un grande professionista. Ecco, quindi tra Sì, ma l'altro poi chiamo in tu sei. causa. No, no, Dimmi, dimmi. vai, perché. No, dicevo, a volte si Chiamo in fotografa anche causa semplicemente Fulvio. per. Sì. Fulvio, non so se ti tolgo io dal Fermati, muto, attivato il ora ti microfono. sentiamo. Ah, ok. Mi senti? Perfetto. Eravamo tutti Sì. mutoliti davanti alle parole perfette di Iolo. Per me può finire qua la trasmissione, perché è stato perfetto, volevo dire, quindi. No, scherzo, scherzo, è sempre interessante, però no, no, non scherzo nel dire che sono d'accordo, che è stato interessante quello che dice, anche se vado ad aggiungere la curiosità. Cioè, tutto quello che ha detto sono d'accordissimo, il viaggio, il livello più amatoriale, che lo fa solo per divertirsi, però ci si diverte quando poi le cose vengono bene, no? E quindi per venire bene, ecco che salta fuori Maurizio, le Academy. E la possibilità di stimolare anche il fatto di avere così tanto successo come Laika Academy, è proprio per il fatto che si vanno a dare un po' di strumenti in più alle persone, ai ragazzi o
o meno ragazzi, giovani o meno giovani, si dice così, no? Per arrivare ad avere ancora più soddisfazione, davvero divertendosi a quel punto, lottando e studiando prima, perché è chiaro che ci arriviamo anche il tramontino o tramontone, qualcosa di spettacolare che andiamo a fotografare, certo che è da accettare da chiunque, ma uno se lo godrà di più nel momento in cui lo va a personalizzare sempre un po' di più, quello che già giustamente diceva Eolo, sul fatto delle visioni personali e non, ecco, alla fine aggiungo, o comunque vado a dire la mia valutazione, non solo il bello diventa interessante da fotografare, da raccontare, a volte cerchiamo di così di far vedere anche quello che è interessante per il fotografo, dove magari le persone normali, intendiamo chi è meno dentro il mondo della fotografia, così non vedono degli aspetti interessanti, per cui il tramonto sì, però il nonnetto un po' ricoglionito, il bimbetto così anche molto ignorante fotograficamente parlando, vedono comunque subito che la scena è bella. Quando si fotografa una bella ragazza, un bel ragazzo, un bel bimbetto, una bella scena, sì, benissimo, abbiamo un soggetto interessante, accattivante, però per me diventa andare un pochino oltre e personalizzarlo comunque sempre al nostro scatto, pur rimanendo in una categoria anche cartolina, chiamiamola così. Però diventerà un ricordo ancora più particolare su cui lavorare in un secondo momento se quello scatto è davvero personalizzato. Tu sei stato assistente per tanti anni, e lo sei ancora, no, di un grande fotografo che spesso viene preso ad esempio appunto come riferimento assoluto per la fotografia di viaggio. Sto parlando di Steve McCurry, ovviamente, e in altri casi in realtà invece viene preso come un esempio quasi da non seguire, no? Io trovo che abbia il grande merito, lo dico sempre in corsi di fotografia di base, di avvicinare le persone alla fotografia, cioè quindi anche una persona che non conosce ancora la fotografia non può che essere poi estasiata da queste prime immagini che probabilmente hanno la fortuna di poter girare più in fretta, ma non sono gli unici fotografi con quello stile. Immagino anche i grandi David Alan Harvey, Salgado e tanti altri fotografi che hanno girato il mondo. Come si fa ad arrivare però ad avere quell'intensità lì nella fotografia di viaggio? Cioè, è necessaria per forza una carriera alla Steve McCurry o c'è un percorso che qualcuno può iniziare a fare? Ma sicuramente c'è un percorso che può iniziare a fare. Con lo stesso successo probabilmente non lo so, perché oggi è un'epoca diversa. McCurry è iniziato in un'epoca in cui non c'era internet, in cui delle scelte come decidere a un certo punto della propria vita di andare a stare in India senza un biglietto di ritorno e poi passarci 3 anni e scattare 17.000 diapositive al mese, questo è qualcosa che oggi è più alla portata, no? Mentre a suo tempo era molto più complicato. Ma sai, McCurry, Salgado, questi grandi maestri, è un po' lo sport nazionale quello di bistrattarli, quando in realtà hanno dato tanto alla fotografia. McCurry è un fotografo popolare, nel senso che è ovvio che il suo è un lavoro di ricerca sull'estetica, per cui può risultare più superficiale, e in più, come ben sai, il suo lavoro, io lo chiamo sempre un po' la Walt Disney della fotografia di viaggio, no? Nel senso che sai esattamente cosa aspettarti, sai esattamente quello che farà, nel senso ti racconterà il mondo con un punto di vista, con una bella poetica, con una certa dose di positività che a volte magari non trova neanche un riscontro con quelle che sono le realtà del posto, ma fa parte della sua narrativa, della sua poetica. Lui è un autore, è un fotografo di viaggio che penso che sia probabilmente uno dei fotografi che ha viaggiato di più e ha visto di più il mondo. Ha una capacità di composizione, di costruire le foto mostruosa, riesce a risolvere le situazioni più complicate in maniera estremamente efficace. È ovvio che dovendo lavorare tutti i giorni 28 ore su 24 per un pianeta intero che gli chiede di fare le fotografie alla McCurry, ricordiamoci che le sue sono le mostre di fotografia più visitate al mondo. Da solo McCurry nel 2000 e
se non erro, nel 2011 o 12, da solo ha fatto lo stesso numero di pubblico di tutte le mostre in Europa di fotografia con una unica mostra in Italia. Per cui è un fotografo straconosciuto che probabilmente ci dà una visione del mondo non sempre corrispondente con il reale, ma che comunque riesce a darti una positività, è una sua visione personale. Lui è un regista, è uno che molte delle immagini le costruisce. Sono il risultato di Lavoro. ricerca dalla giusta location, delle giuste persone e poi le mette insieme. Non è un reporter, è un grosso errore di valutazione quello di chiamarlo un reporter. E probabilmente in termini di comunicazione lui negli anni ha commesso l'errore a volte di lasciare questa confusione tra il suo modo di raccontare la realtà, perché su quella confusione si costruiva probabilmente anche parte della sua fortuna, ma la sua capacità di costruire fotografie, di lavorare sul colore, di riuscire a essere estremamente consistente. Io ne ho lavorato con tantissimi fotografi molto importanti. Tu sai che sono stato assistente di Elliot Erwitt, ho lavorato con Nachtshade, con Eugene Richards, ne ho visti lavorare tanti, ma come Steve, con la capacità di riuscire a risolvere, no, le problematiche legate alla fotografia, quindi l'inquadratura, la luce, la location, in condizioni estremamente difficili, non ne ho visti. Ha una capacità di performare, di riconoscere il bello all'interno delle situazioni, che è qualcosa di incredibile. E che dirti? Secondo me è un esempio positivo. Non voglio interromperti, ma mi trovi d'accordo, no? Sto facendo nel frattempo un pensiero, la mia mente viaggia, ma ci sono anche quei fotografi che, come dice il nostro docente Andrea Boccalini, riescono invece a trasformare Zurigo in Beirut durante i bombardamenti. Quindi cioè, esiste anche l'opposto, no? C'è quell'autore che invece riesce a mostrare comunque una realtà che è distorta, cioè che non corrisponde in realtà a quello che è lo stato reale delle cose, ma lo fa in un senso che sembra autoriale e per questo viene accreditato magari di maggior rispetto. Quindi no, sono assolutamente d'accordo Ma sai, sull'analisi. la macchina fotografica è una grande macchina fotocopiatrice, no? Sua natura fa il 90% del lavoro, nel senso che quando fai una foto, dal punto di vista della, chiamiamola così, della costruzione dell'informazione, la macchina fa gran parte del lavoro. Poi c'è il punto di vista, che invece è quello che rende personale. E il fotografo che riesce a trasformarti Zurigo in Baghdad e magari l'India in qualche cosa di estremamente colorato e positivo, che poi è anche un punto di vista che, vuol dire, non è necessariamente sbagliato, perché esiste anche quell'India, sono semplicemente il tocco autoriale di un fotografo, il suo modo di raccontare il mondo e di vederlo. Poi che questo possa andare incontro ai gusti delle persone, più o meno è normale, una cosa non deve piacere per forza, però bisogna riconoscere la capacità di questi autori di darti un punto di vista estremamente personale e che per certi versi ci fa vedere anche la realtà da un punto di vista diverso. Questo è uno dei meriti della fotografia, no? È generare delle conversazioni, per cui un punto di vista è sempre comunque qualcosa di interessante, di accrescere, di far crescere. Grazie Olo. Fulvio, voglio cominciare a far vedere qualche immagine. Parto da qualcuna tua, poi dopo passeremo. Maurizio, mi Dimmi. senti? Volevo solo spezzare una lancia contro a Steve McCurry senza fare troppa polemica, però io non sono così pro come rispetto a tutto il suo lavoro, il grande lavoro di Eolo. Però trovo che abbia commesso comunque un errore non da poco, quello di non averci detto che lui era poi questo grande regista, e quindi magari negli Questo mi anni, piaceva. magari, non l'errore infatti che giustamente diceva Eolo, però va un pochino sottolineato, perché io sono cresciuto come tanti con lui come mito proprio di reporter, e non era solo colpa mia di guardare le sue foto. E per cui ecco, mi fa piacere solo sottolineare il mio punto di vista, apprezzando e utilizzando anche la sua fantastica fotografia molto didattica per quelle che sono anche le mie lezioni, per cui diventa sicuramente interessante, ma un errore ecco, non così da sottovalutare, non è così piccolo quello che ha fatto in magari 20 anni di carriera, almeno Senti, per metà. quali sono però i tuoi eroi? Allora, diciamo, prima mi hai parlato di un robot giapponese, ma lasciamo perdere i robot giapponesi della nostra conversazione. Quello mi è servito per Un il tuo colore. eroe della fotografia, esatto. Da chi partiresti dovendo consigliare a qualcuno di
seguire in qualche modo le tue tracce. Sì. Il mio riferimento è Alex Webb, un riferimento totale e per il lavoro su Cuba e per l'uso del colore, per la gestione della luce, per l'approccio comunque alle situazioni e per il modo di raccontare il viaggio. Io ho cominciato lavorando con Amnesty International, Medici Senza Frontiere, per cui erano lavori molto crudi e appena potevo cercavo di seguire i miei progetti personali in qualcosa di più estetico, di qualche ricerca del bello anche nelle situazioni più delicate. Mi piace raccontare storie, mi piace viaggiare, mi piace girare come tutti, ma sono chiaramente tanto mosso dalla curiosità. E quella curiosità che alla fine fa la differenza, anche per quello che dicevamo prima. Essere curiosi, aver voglia di conoscere le situazioni, le altre persone, non solo girare o viaggiare per vedere. Perché adesso poi parliamo in un momento in cui tutti ci troviamo anche a dover riflettere su tutto quello che abbiamo visto o conosciuto, e sono due cose molto diverse. E per cui io attraverso le fotografie di Alex Webb ho così trovato la possibilità di conoscere luoghi attraverso la sua visione, chiaramente, che mi hanno stimolato e dato la spinta per approfondire sempre di più il rapporto con i luoghi andando e tornando tantissime volte. Perché la prima volta che ho letto racconti di Alex Webb, diceva che era stato una decina di volte a Istanbul prima di cominciare a mettere insieme del lavoro da poter presentare, mi ha fatto capire l'importanza del continuare a scattare in un posto che già si conosce, perché non c'è cosa più bella che sentirsi a proprio agio in un'altra zona, in un altro paese, in un'altra città o in un altro stato addirittura, e sapere dove mangiare, dove poter dormire, dove fermarsi a riposare, perché bisogna stare bene, anch'io bisogna stare bene per fotografare bene, questo è decisivo. E se non siamo ben rilassati, riposati, tranquilli, è chiaro che anche la fotografia ne può risentire tanto. Per cui ecco, Alex Webb è un po' il mio riferimento, detto che da ragazzo lui era pure Steve McCurry, quindi non volevo solo stroncare in maniera clamorosa un fotografo che tra l'altro ci serve tantissimo a tutti quanti, perché come diceva giustamente Eolo, è il fotografo pop per eccellenza, per cui è un tramite eccezionale tra, permettimi il termine, Maurizio, l'ignorante fotografico e il mondo della fotografia. A quel punto, attraverso Steve McCurry, che è il più conosciuto in maniera clamorosa, il più gettonato, il più ricercato, ha delle mostre fantastiche anche perché tutti i più grandi curatori hanno piacere a lavorare con lui sapendo che avranno un casino di visitatori e di visibilità. Per cui davvero diventano degli show imperdibili le sue mostre, e a quel punto va a portare le persone vicino alla fotografia che magari, in una piccola percentuale, ma Sono un percorso. rilevante e importante, inizia un percorso di conoscenza più strutturata. Certo. Parlami di questa fotografia che sta scorrendo sotto. Io magari ne faccio scorrere qualcuna, di un tuo lavoro che è basato su Cuba, no? Sì, bravissimo, grazie, mi fa piacere. Questa è una foto a cui tengo tanto, che tra l'altro fa parte, sono stato tra i 12 vincitori del Leica Oscar Barnack nel 2016, proprio con il lavoro su Cuba, che ho cominciato nel 2009, dopo esserci stato la prima volta nel 2003, da turista, da ragazzo curioso di questo paese, con una rivoluzione romantica, se vogliamo, una storia romantica, almeno leggendola da ragazzo diventava molto accattivante questa storia del debole contro il potente che in qualche maniera ce la fa. E quindi nel 2003 mi ci sono avvicinato con la curiosità totale del turista che aveva voglia di ritrovare tutto ciò che aveva letto nei libri di Gianni Minà, nei libri di Eduardo Galeano, nei libri di García Márquez, chiaramente. Per cui arrivato là ho conosciuto delle persone, sono stato stimolato nel 2003 dai colori potentissimi, dalla luce, i colori potentissimi che mi hanno colpito subito e che mi hanno acceso quelle
quegli stimoli che avevo fin dall'infanzia dei colori primari. Colori primari, un'energia totale, per quello prima, quando chiacchieravamo tra di noi, Maurizio, facevo vedere, te l'ho anche mandato, non so se poi riuscirai a farle vedere, ma non è decisivo. Ci provo. Grande, sono delle foto del fantastico cartone animato che vedevo quando avevo 7-8 anni, Goldrake. Poi Eolo ci aiuterà a capire come si chiamava davvero. Ma esatto, questo. No, qua interrompiamo subito una cosa. Eolo, per favore, tu, che so che sei un esperto in materia, cos'è Goldrake? Cioè, come si chiamava nella realtà? Guarda, Goldrake era come la chiamato in italiano, Grandizer. Grandizer. Il nome giapponese, sì. Di Gonagai. E come sapete, Eolo è un part-time Jedi, ma soprattutto esperto di cartoni animati giapponesi, per quello, e non solo. Scusa Fulvio, ti ho interrotto, ma meritavo un secondo. No, era decisivo, anche perché Eolo è un maestro su questo, quindi su tante cose, anche chiaramente anche su questo, per cui ho capito da prima come mi ha bloccato sul nome reale di Goldrake, che è decisivo. Gli chiederò qualcosa, però erano a colori anche là, li abbiamo colorati solo in Italia, Eolo? No, il cartone animato era a colori, il fumetto era in bianco e nero. Ok, ero preoccupato adesso che l'ha messo a punto solo per me, di colorarlo con i colori primari. E comunque io, vedendo tutte queste puntate di Goldrake di cui da bimbetto ero innamorato, e poi avendo avuto un quadro fatto da mio padre con il ritratto di Goldrake davanti a sfondo blu, che ho tenuto per tantissimi anni sul letto, stile Madonnina da pregare tutte le sere, e capisco che sono partito da lì con il mio trip e ossessione per i colori, in particolare i colori primari o i loro complementari. Colori primari che mi piace sempre ricordare, il giallo, il rosso, il blu, che danno un'energia totale e che raccontano anche tanto del modo di scattare o di lavorare. Per cui da lì ritrovarli a Cuba per me è stato un flash e mi sono subito emozionato di nuovo con un bimbetto e ho deciso di, grazie anche alle persone davvero particolari, molto disponibili e con una realtà di società che non ho trovato da nessun'altra parte, decisi già nel 2003 che mi sarei organizzato per costruire un racconto personale su Cuba. Sono tornato quindi dal 2009 e lì ho conosciuto delle persone che mi hanno trasportato dentro la realtà del posto, perché ho conosciuto una donna, Caridad Vera, che è stata rivoluzionaria, adesso ha una settantina d'anni, ma che è stata per lavori interprete di governo per più di 40 anni, per cui ha girato tutto il mondo, è sempre stata a fianco di grandi personaggi, ministri, Raul Castro, Fidel Castro, e mi ha appassionato tantissimo, mi ha fatto diventare in qualche maniera parte della storia e della società cubana. E questa passione si è trasformata nella voglia di raccontare davvero ed essere un po' parte di questa storia cubana, perché a quel punto ci sono caduto dentro totalmente. Ed ecco, si può definire quindi questo il fixer, no? E mi dai prendo la palla al balzo e la ripasso a Eolo. Nel frattempo lascio scorrere anche delle tue immagini, Eolo, in questo momento. Parto da una foto che a me piace tantissimo, che è scattato in Africa. Non so se la vedi. Ok. Lo vedo. Quello che ci ha appena descritto Fulvio è un ruolo importantissimo nella fotografia di viaggio, quando lo si fa, diciamo, con un livello che è professionale o comunque nel quale dobbiamo portare a casa un lavoro, no? Quindi volevo che descrivessi un po' il ruolo del fixer nella realtà, in che modo ti relazioni quindi al modo al fixer e quindi quanto Guarda, è importante avere. È fondamentale in realtà, è qualcosa di non necessariamente da utilizzare solo se lo si fa per mestiere. Io lo suggerisco sempre durante i miei workshop anche a quei fotografi che vanno a fare dei viaggi in luoghi che non conoscono. Il problema del luogo che non conosci è che perdi un sacco di tempo a cercare la giusta luce, la giusta location, a incontrare le persone, perché magari non parli la lingua, no? E non tutti parlano inglese. E grazie a internet, alla grande rete, non è così difficile trovare delle persone del luogo che possono aiutarti, e non parlo di semplici guide fotografiche, parlo proprio di professionisti che conoscono e capiscono quelle che sono le esigenze di un fotografo.
Il fixer, come lo incontri, come lo conosci? Come ti dicevo, lo cerchi su internet, oppure un collega fotografo che è già stato da qualche parte te ne suggerisce uno, oppure semplicemente andando nei posti lo cerchi parlando magari con altri fotografi, oppure semplicemente partendo da quella che può essere una normale guida fotografica e gli spieghi esattamente quelle che sono le tue necessità, perché dai, la guida che incontri, quella turistica, magari tende a portarti nei posti più turistici, quando tu magari stai facendo un tipo di ricerca differente. Sono comunque delle realtà estremamente importanti che possono fare la differenza in maniera incredibile. Per cui io le suggerisco, anche se si va a fare una semplice vacanza, se la fotografia all'interno di questa vacanza è qualcosa di importante e vogliamo magari andare ben oltre quelle che possono essere le semplici foto turistiche, avere una persona del luogo che ti supporta, che ti dà una mano, può essere molto importante. Di solito conviene trovarla prima. Io dico sempre di cercarla via internet, magari di parlarci via Skype anche per sentire la voce, per capire che tipo è, perché mai è una persona con cui magari passerai diversi giorni, per cui anche se è piacevole, se ha la macchina è un valore aggiunto, perché magari ti permette di spostarti più velocemente nelle zone. Se conosce bene l'inglese e in più parlandoci prima gli spieghi esattamente quelle che sono le tue necessità, così quando arrivi sul posto hai già una persona che sa bene, magari ti ha fatto anche già un lavoro di ricerca che ha condiviso con te, sa bene quello che vai a cercare. A me ha risolto gran parte delle problematiche relative a tutti i progetti che ho fatto, avere delle persone sul luogo che mi davano supporto, anche perché il viaggio inizia da casa, no? Inizia con la preparazione. Io dico sempre che un buon lavoro di fotografia di viaggio si riesce a fare quando si parte con le idee chiare. Se si va lì alla ricerca di non so bene cosa, si rischia sempre poi di perdere tantissimo tempo e spesso il tempo è un problema. Sai, da una parte ci sono progetti come quello di Fulvio che hanno come cosa estremamente bella e positiva il fatto che torna tantissime volte in un posto e quindi può fare un lavoro di approfondimento e questo aggiunge valore al progetto perché negli anni si conoscono meglio i posti, le persone, si può tornare in un posto che magari si è fotografato, però magari non c'era la luce perfetta, ci si torna in un altro momento e si trovano delle condizioni migliori. Altre volte, in certi posti, ci può andare solo una volta. Quando una rivista, no, ti manda a fare un reportage di viaggio, magari hai solo 3 giorni per raccontare quel posto, il fixer è fondamentale, senza quello si perde solo tempo, insomma. Un po' di questa foto intanto, poi voglio concentrarmi molto sulle foto. Cioè, Questo è un capo tribù Masai. Io ero in Kenya, al confine tra Kenya e Tanzania, qui siamo proprio vicino a Kilimangiaro, e stavo facendo un lavoro di scouting in realtà, per cui stavo cercando delle location per un progetto di McCarry, che poi era la campagna per Valentino, e avevo avvertito delle riviste che sarei stato in Kenya per 2 settimane circa. E quindi ho avuto anche degli assegnati. Normalmente un fotografo quando va in un posto ha già dei contatti con delle riviste, le avverte dicendo: vi può interessare che vado a scattare delle fotografie in questo posto, ho del tempo libero, e quindi ricevi degli assegnati con magari dei tagli diversi rispetto a quello che è il progetto principale. Questo è un capo tribù Masai che loro hanno questi luoghi immensi. Sembra un deserto, in realtà è semplicemente una pianura gigantesca e a loro spesso serve salire su dei punti più alti oppure saltare, come spesso si vede fare nei documentari quando si vedono questi Masai che saltano, no? L'obiettivo è quello di vedere lontano, di poter vedere se ci sono degli animali selvatici in avvicinamento, perché vivono ancora oggi nella natura più selvaggia. Mi raccontavano che ogni anno un paio di bambini che vanno a scuola vengono attaccati da animali selvatici. E vedere questi bambini che se ne vanno per conto loro, tranquilli a scuola, con scuole che a volte sono 5, 6, 10 km di distanza a piedi, è incredibile. Questo è un pastore al tramonto che sta guardando le sue pecore. Fa molto 300, lo so come immagine, però insomma, non ho. Secondo me poi in generale le tue e le immagini di Fulvio fanno poesia, devo dirti la verità, e anche un po' di invidia perché la capacità di fotografare in queste situazioni, secondo me, denota un'attenzione per ciò che si fotografa. Ecco, mi interessava molto il commento che hai fatto sul Masai qua, perché spesso magari siamo appunto abituati magari a vedere queste immagini nelle campagne pubblicitarie, come i brand di moda possono aver fatto, e quindi
il fatto che siano su un punto sopraelevato di osservazione sembrerebbe solo diciamo, un espediente estetico per avere una migliore foto. E bellissimo invece sapere che nel caso di un fotografo come te, come Fulvio, che quindi fa uno studio dietro a ciò che è l'immagine, la figura sopraelevata in realtà è una figura che normalmente si trova in quella condizione ed è bellissimo sapere il perché. Io personalmente, anche se ho visto decine di quei documentari, non avevo probabilmente mai memorizzato questa informazione, per cui ecco, mi piace questo della fotografia di viaggio cioè del fatto che ti permette di scoprire qualcosa. Però qualcosa di più, cioè cos'è la cosa più complessa però nel momento in cui ti trovi in una situazione di questo genere? Cioè abbandonarsi ai cliché o ignorare il focus vero del viaggio. Ci chiedono, anche se questi soggetti sono stati pagati per essere messi in posa. Allora, guarda, dipende dal. Sì, io non sono uno di quei fotografi che non è contrario a pagare i soggetti quando questi richiedono del denaro. Sai, io faccio il fotografo pubblicitario. Magari, che ne so, ti faccio un esempio. Sono stato con un testimonial a fare una campagna per la Pepsi Cola un paio di mesi fa ed è stato pagato diverse centinaia di migliaia di euro per quella fotografia per utilizzare il diritto all'utilizzo della sua immagine. Se mi ritrovo in viaggio e un soggetto mi dice sì, io mi lascio fotografare, ma in cambio voglio dei soldi, per me, a parte che è un lavoro, ma poi quel soggetto ha tutto il diritto di... Perché il super attore ha diritto di essere pagato, mentre un ragazzo in Kenya che mi dice ok, mi fa piacere, mi fotografi, ma vorrei del denaro in cambio, io non devo darglieli per chissà quale motivo. È ovvio, andare in giro a offrire soldi può snaturare il valore di un lavoro e io tendenzialmente non lo faccio, ma quando mi vengono richiesti lo trovo una cosa legittima. Per cui di volta in volta, a seconda della situazione, se valuto che la foto mi è utile o che comunque quella persona mi ha dedicato del tempo, perché poi ricordiamoci che quando una persona poi posa per te, perché poi alla fine si tratta sempre di posati, no? Nel senso che tu incontri una persona, gli chiedi di fare un ritratto, ti sta dedicando del tempo. Se quel tempo lo vuole valorizzare e nello scambio c'è un equilibrio, non ci trovo assolutamente niente di male. Nel caso specifico, tutte le campagne pubblicitarie che vengono realizzate anche in questi luoghi, l'utilizzo delle immagini necessita di uno scambio economico, per cui è più che normale. In foto di reportage è molto più raro, però è una cosa comune. Dire che non è giusto farlo, lo trovo assolutamente fuori luogo. Insomma, se una persona mi chiede soldi in cambio di una prestazione, che non farlo. Giusto. Fulvio, spesso si tende a separare quella che è la fotografia di viaggio dal reportage, no? Nel senso, dico, sul web spesso siamo abituati a vedere immagini nelle quali poi parliamo di, ok, questo è un reportage di viaggio, questa è travel photography, come se un po' l'inglesismo ci aiutasse a distinguere queste due cose. Nel tuo lavoro come interpreti questa distinzione? C'è? Non c'è? Sì, è interessante infatti la questione, diventa interessante. E per me nel momento in cui si gira, io lo faccio sempre con la curiosità totale per entrare nel posto, nel racconto, in intimità con le persone, per cui per me è sempre un voler cercare di raccontare qualcosa. Dico sempre, esagerando, ce l'ho anch'io le mie belle foto di cartolina che faccio a mo' di viaggio in vacanza, però io devo dire è dall'82 che non vado in vacanza praticamente, perché sono così, esagero, però insomma per dire che sono così contento, esaltato dal lavoro che faccio, che mi organizzo i giri, i viaggi proprio per fotografare, che lo facevo anche quando non riuscivo poi a presentarli, a vendere le fotografie o a vendere il servizio, per cui era proprio un'attitudine a livello personale, il piacere di cercare di entrare nella vita delle altre persone o attraverso la street photography, come alcune immagini che stai facendo vedere, perché è quello che insegniamo, che abbiamo fatto anche insieme, Maurizio, durante la Leica Academy a Cuba e che faccio sempre nei miei viaggi e nei miei workshop in giro, soprattutto a Cuba, è
cercare di raccontare attraverso la street photography, perché anche girando per la strada e conoscendo un posto, come diceva giustamente Eolo, il tempo è una grande discriminante e io del tempo a quel punto ne ho, perché facendo questo decido di passare una settimana, 10 giorni, un mese, 3, dipende, però mi posso organizzare per rimanere tanto tempo in un posto vivendo, non sono ricco, ma riesco a organizzarmi con workshop, vendendo le foto, diventa il mio lavoro in tutto e per tutto, e quindi quando uno è tanto dentro, appassionato, è la mia vita, non è solo il mio lavoro, lo faccio da quando avevo 16 anni, ho cominciato a scattare dai 16 anni e quindi ne ho fatta proprio una questione di vita, per me la fotografia diventa tutto. A quel punto il tempo ce l'ho e mi piace dedicarlo e non fare così solo lo scatto della vacanza dove, come dicevo prima, non vado più da tanto tempo. Io mi sento in vacanza durante la mia vita e lavoro 15 ore al giorno, però mi sento in vacanza, per cui non ho bisogno di andare a riposarmi da qualche parte. Per me è staccare la testa, poter lavorare sulle mie fotografie, andare in giro, stare, vivere con quelle persone che alla fine mi fanno per forza raccontare una storia, perché quando entro nell'intimità con loro ho voglia di vivere con loro, mi sento parte di loro, è chiaro che vivo quasi più le loro vite che la mia, forse la mia l'ho un po' trascurata in tutti questi anni, ma ho vissuto tutti questi pezzettini che mi hanno arricchito tantissimo, alcuni in maniera più approfondita, altri in maniera magari più superficiale, ma sempre sentendomi con loro, dormendo con loro tante volte, in tantissime situazioni, mangiando con le persone che vado a cercare di conoscere, ho un'ossessione per le persone, per cui per me diventa un amore odio e non mi sento mai in vacanza anche quando sono sull'aereo, per me è già una parte operativa del viaggio, cercare di conoscere, come diceva giustamente Eolo, la parte del fixer diventa decisiva, che lo può fare anche una persona del posto. Io uso tantissimo i fixer senza usarli, cioè non li uso in maniera ufficiale, ma chiacchierando tanto in un bar con le persone, con qualche amico, ed è chiaro che lo ricordava prima Eolo, l'ho fatto soprattutto di Cuba o anche in Africa, ho lavorato tanto a Istanbul, in Indonesia, diventa il fatto di andare, tornare, avere dei riferimenti, degli amici a quel punto che ti danno una mano in maniera spassionata e nel mio caso anche sempre senza essere remunerato nel momento in cui riesco a coinvolgerli umanamente, non perché gli stia rubando del tempo, ma perché magari collaboriamo umanamente e poi vuol dire comunque, non so, la cena pagata o l'incontro. Questo per quello che riguarda il fixer, che nel mio caso è tante volte l'amico, cioè io entro talmente tanto in intimità con le persone che quasi non ne ho bisogno, anche quando ho fatto il lavoro in Indonesia sui transessuali islamici, che mi ha portato a vincere il WordPress Photo nel 2015, è stato un lavoro dove assieme a Daniela Damonte, che è stato decisivo il lavoro fatto con lei per arrivare a quella storia, e abbiamo cominciato da 2 mesi prima a contattare direttamente là su Facebook, perché abbiamo degli strumenti fantastici con la rete, lo vediamo anche in questi giorni, e contattato su Facebook la direttrice della scuola coranica, Shinta Ratri. Da lì abbiamo trovato subito un buon rapporto, la mia presentazione su Google, diciamo il curriculum di Google, era già interessante per stimolare lei a diventare comunque curiosa e a sua volta interessata ad avere un racconto fotografico della loro attività. Dal primo giorno che sono arrivato a Yogyakarta, dove si trovava questa, e dove si trova tuttora, questa scuola coranica per persone transgender, probabilmente ancora l'unica al mondo, e dal primo giorno che siamo arrivati, ero con Daniela, anche se a scattare mi recavo solo io, perché mi piace essere da solo, è decisivo essere da solo per me mentre faccio questi lavori, ecco che è diventato un viaggio nella sua vita, nella sua storia, che ho raccontato in maniera più classica, in un suo daily life e anche attraverso una serie di ritratti delle persone che mi seguivano. Per cui decisivo il rapporto con le persone e quando si può anche 2 o 3 volte tornare magari nello stesso posto. Si scoprono tante cose in più e si evita la superficie. Perché è chiaro, scusa Maurizio, finisco questo concetto. Sì. Perché è chiaro che quando si va per una prima volta in un posto
che sia Parigi, che sia L'Avana o che sia il Kenya o dove deve essere il Sudafrica, sia piacere, necessità di vedere anche i posti classici. E i posti classici vuol dire vado a vedere la Torre Eiffel a Parigi, benissimo, ma poi il mio racconto non può ruotare attorno, lo sento davvero molto povero se mi limito a raccontare la Parigi attraverso quei monumenti classici o L'Avana attraverso l'Hotel National e il Capitolio. C'è bisogno di entrare un pochino più sotto la superficie per potersi amalgamare un po' con la cultura, ma senza dover fare degli studi antropologici clamorosi. Io sono molto empatico con le persone, mi piace tante volte anche cazzeggiare con loro, stare con loro, condividere una birra e a quel punto essere magari invitati a casa loro a cena, a pranzo per il giorno dopo. Ed è il momento fantastico per poter avere delle immagini che magari 2 anni dopo o 2 mesi dopo, quando uno ha la possibilità di organizzarsi e ritornare, la foto stampata che arriva dall'Italia e la porto a Cuba, la porto in Tanzania o la porto in Indonesia, mi è capitato in tutti i posti del mondo e è un'emozione fantastica per chi la riceve ed un lascia passare incredibile per poter avere chiaramente nuova interazione. Esatto. Chiaro, assolutamente. È giusto, guarda, è quella sorta, perdonami, di ricompensa che i fotografi, come anche accennava Eolo, secondo me molto spesso ignorano, trascurano, che sia appunto la persona che decide di elemosinare, però volendo essere ritratta, ad esempio, e sapendo anche, magari essendo consapevole di una sua fisicità che la rende interessante in certi viaggi. Cioè, ci sono dei figurati, io ho visto a volte gli stessi personaggi negli stessi documentari, cioè negli stessi luoghi fatti da BBC, da Rai e da CNN, dove vedevi sempre le solite 4 persone dello stesso viaggio, dici, in questo posto sperduto nel mondo. Quindi evidentemente si diventa consapevoli di questo. Ci facevano una domanda, Eolo, che giro a te. Allora sì, anticipo un pezzo di risposta. La domanda è: perché i posti poveri, sporchi, tra virgolette brutti, perdona l'accezione del termine, le baracche sono fotograficamente più belli dei posti già belli? Allora, io in realtà non sono molto d'accordo perché trovo che, anzi, forse la sfida del conosciuto, quindi di ciò che è, mettiamola così, più occidentalizzato, più a posto, più integro, rappresenta sempre un ostacolo in più nella fotografia di viaggio. Però ti chiedevo cosa ne pensi di questo, se c'è qualcosa che ti viene ovviamente da dire, e che cos'è la street photography, ci chiedevano anche. Sì, certo. Allora, per quanto riguarda il discorso del se è più interessante o meno interessante fotografare dei posti poveri o meno poveri, beh, è ovvio che se si fa un lavoro di ricerca antropologico e quindi anche con un valore sociale, quelli sono dei luoghi che meritano di essere raccontati perché sono una parte del mondo che sicuramente necessita di attenzione per cercare poi di trasformarli in luoghi migliori. Quindi da questo punto di vista il dovere di chi fa documentazione di viaggio non sta tanto nel fare la foto bella perché è strana, ma semplicemente perché quel posto necessita di essere raccontato per portare, diciamo, conoscenza di queste realtà che ormai ben tutti conosciamo. E è ovvio che il turista che va a fotografare i poveri per strada è un'operazione da un punto di vista sia umano che stilistico di bassissimo livello e che non necessita neanche di essere commentata. Quindi direi che no, si possono raccontare storie interessanti di posti anche belli, perché ogni luogo con il giusto punto di vista e nasconde dei segreti, no? Nasconde delle storie. E quindi abbiamo visto realtà di fotografi che sono riusciti a raccontare anche dei luoghi che potevano sembrare banali in maniera incredibile. La fotografia di strada, per rispondere alla tua seconda domanda, è quella disciplina che, sai, spesso si fa un po' confusione tra fotografia di strada e reportage, no? La fotografia di strada è la fotografia del quotidiano, è andare in strada con la macchina al collo o comunque in qualsiasi luogo pubblico e
cercare di raccontarlo con un punto di vista che trasformi quello che normalmente vediamo come qualcosa di banale, di ordinario, in qualcosa di straordinario. Per il reportage, ne parlavamo anche l'altra volta, nello speech con Mirabella, per il reportage la realtà, i luoghi che fotografi e le storie che presenti in quei luoghi sono una sorta di fine, no? Quello è un obiettivo, devo cercare di documentare e di raccontarlo. Per il fotografo di strada la realtà è un po' uno strumento, non è necessariamente il fine. Dove ti trovi, chi stai fotografando, non è necessariamente importante. Spesso è un'astrazione la fotografia di strada e utilizza la realtà come strumento per raccontare delle storie nuove, delle narrative. A mio avviso è una forma di fotografia estremamente artistica perché permette al fotografo di raccontare, di sperimentare dei punti di vista estremamente personali e originali sfruttando quello che ci sembra banale, no? Fare fotografia di strada la puoi fare fuori casa, cioè esci di casa, ovunque tu vivi, non devi vivere a New York, a Londra, a Tokyo, ovunque tu vivi puoi cercare di fare questo enorme sforzo, no? Di trasformare quello che hai davanti in qualcosa di straordinario. Questo è uno dei pregi della fotografia di strada, che è una disciplina così bistrattata. E lo fai attraverso gli strumenti base della fotografia, l'inquadratura, la luce, la sincronizzazione, l'attesa, l'anticipazione. Vedere le foto di strada di un fotografo è un po' come fargli l'esame del sangue, no? Ti permette di vedere proprio il centro, la base del suo modo di vedere la realtà. E sì, questo è Tokyo. E da questo punto di vista, quindi, è una disciplina estremamente importante. Poi è molto formativa. Io dico sempre che chi ama e chi vorrebbe fare fotografia in viaggio dovrebbe fare street photography nella sua città, perché è un'opportunità per sperimentare, per studiare l'inquadratura, per sapersi sincronizzare con il continuo movimento, no? Perché non sempre le persone sono in posa, le persone si muovono, cioè, ci sono rapporti spaziali di spazio, di geometria tra i soggetti in movimento e il paesaggio, e la street ti permette di sperimentare tutto questo ovunque tu sia, e da questo punto di vista è estremamente interessante. Abbiamo visto un enorme successo di questa disciplina che ha fatto sì che ci sia stata una gigantesca produzione di immagini, ma questo non lo vedo come, devo essere sincero, come un problema. Questo è un ritratto fatto. Ecco, questo per esempio, vedi, questo è un ritratto, però non è fatto in strada, quindi è fatto durante una sessione di street. Poi ho visto questo viso straordinario all'interno di questo bar giapponese e sono entrato e gli ho fatto una foto. Il ritratto di strada è una disciplina, diciamo, che spesso i talebani della street non la vedono come parte della street, perché la street dovrebbe essere candid, no? Ovvero dovrebbe esserci, il fotografo dovrebbe essere invisibile e non influire nella scena. Io non sono d'accordissimo, anche perché la storia della street ci ha fatto vedere attraverso tanti autori, Vivian Maier, lo stesso Alex Webb, Bresson, che è possibile fare anche ritratto quando si fa street. Per cui da questo punto di vista direi che entra con forza all'interno della storia della street photography. Ricordo di un talk che facesti con anche durante lo Street Photo Festival di Milano l'anno scorso, credo, con anche Marco Casino, e a un certo punto mi colpì molto il fatto che foste d'accordo entrambi sul fatto che quindi la street è un'attitudine, no? E che questa palestra che uno può fare quotidianamente, se capisco bene, è un gran suggerimento per chi poi domani vuole affrontare un viaggio in maniera preparata, anche da un punto di vista di relazione, non solo tecnico, intendo dire. Cioè cominciare a capire come le persone reagiscono nel viaggio quando magari non abbiamo il tempo di passare mesi o settimane in contatto con queste persone, ma dobbiamo in qualche modo accontentarci di qualche fetta e prenderla però nella maniera migliore possibile. Quindi sì, la street ti permette di sperimentare tutto quello che poi incontrerai durante i viaggi che andrai a fare. È ovvio che andare a fare sperimentazione durante magari l'unico viaggio che fai, che ne so, in Giappone o a New York o in Argentina, magari rischi di perdere poi delle foto bellissime proprio perché in quel momento non eri preparato. Fare street photography in continuazione nella tua città ti permette di essere un po' più audace nei rapporti con gli altri, di saper riconoscere magari le situazioni
velocemente, no? A costruire i fotogrammi in maniera più armonica, a saper interpretare bene la luce. La stretta è una palestra incredibile, fermo restando che poi è una disciplina che vive di vita propria, no? Perché poi è una delle più antiche e fa parte della storia della fotografia. Però vederla anche semplicemente come palestra, io, ma lo stesso Naccio, che è un fotografo di guerra, mi dice che quando non va in guerra, lui fa fotografie di strada, poi non ha una produzione famosa, ma continuamente stimola l'occhio, no? È come una ginnastica, no? Fotografare si fa con la testa è un muscolo. Se non lo alleni in continuazione, se non ti metti in continuazione alla prova, non amo molto i fotografi, sai, quelli stilici che dicono fotografo solo quando è importante. In realtà la fotografia ha anche una parte meccanica che necessita di essere, diciamo, messa sotto sforzo in continuazione. La fotografia di strada ti costringe a doverti confrontare in continuazione con le problematiche centrali della fotografia, che sono l'inquadratura, che sono l'interazione con gli altri, il colore, il bianco e il nero, insomma, è talmente piena di fotografia la street che la vedo una disciplina centrale per qualsiasi fotografo. Fulvio, una domanda per te, che è stata fatta genericamente, ma sono curioso di sapere. Ci chiedono, Giusy ci scrive: una volta mi hanno detto che la street non è un vero genere e che non la si può fare se non si conoscono i generi canonici come paesaggio, ritratto, che sono quelli dell'arte. Che cosa ne pensi, tu? Sì, diciamo che sono d'accordo sul fatto che non sia un vero genere, perché come ci stava raccontando Eneolo, viene nella street photography, lui inserisce benissimo questi ritratti che abbiamo visto, per cui nella street photography io vado attraverso la street photography a raccontare o un paese o delle sensazioni, anche degli aspetti personali. Attraverso la street photography, diciamo, si possono realizzare i city portrait, che sono questi racconti di una città o di un paese allargato fatto attraverso la street photography. Eli Reid, un grandissimo fotografo, di Magnum, ha fatto degli scatti per me sempre di riferimento di street photography che diventavano grandi reportage. Da lì conoscere chiaramente poi tutti i generi. Nomino Eli Reid perché ha dei lavori incredibili, molto forti, a cui mi sono sempre appassionato tantissimo. Lui, vari Gary Vino, grande, o più recente Bruce Gilden, ma chiaramente diventa fotografia di strada anche il grande Joel Meyerowitz, come non nominarlo, perché sono attitudini alla grande fotografia che poi si sviluppano in strada. Quindi non vuol dire vado, come diceva giustamente io, non è, adesso abbiamo visto un'esplosione di street photography, ma non è solo prendo la macchina, vado in strada, allora sto facendo street photography. Stai scattando in strada, che è un po' diverso, però avere un'idea personale o del tema da raccontare o del quartiere che si vuole cercare di conoscere meglio diventa decisivo e quindi sì, sono d'accordo con l'osservazione di chi ha scritto che la street photography alla fine diventa un modo di fare fotografia e di apportarsi con le persone. Poi ognuno dopo la interpreta un po' come vuole, è la sua fotografia. Io Elo, per esempio, per fare un piccolo parallelo, so che lo vedo dalle sue fotografie, da come mi racconta anche lui, ci approcciamo in maniera diversa proprio anche alla street perché magari lui lo vedo e mi diceva molto più diretto alla ricerca, magari glielo chiediamo anche volentieri, alla ricerca sul soggetto, cercare il movimento immediato. A me tante volte piace anche partire magari dallo sfondo, per cui cercare una street che possa diventare un racconto del posto anche su fotografia del nulla, che presentano un grande silenzio e poi man mano davanti elementi, soggetti, con la voglia di aspettarli e immaginandosi già la fotografia, perché è chiaro che poi il discorso del mantenere il cervello allenato, in forma, è verissimo, è un continuo, la fotografia è fatta diventa quasi ossessiva nel momento in cui ci cadiamo dentro e per farla bene, per togliersi delle belle soddisfazioni a tutti i livelli, anche quelli più amatoriali, fino ai massimi livelli, bisogna viverla H24, mi viene da dire. Poi ci saranno dei
dei risparmi di energia per, a seconda delle varie persone. Però c'è bisogno di studiarla, guardarla, rivedersi le proprie fotografie, continuare a scattare, continuare a scattare. Io in casa continuamente vedo delle luci, anche in questo periodo che siamo tanto legati alla casa, ma l'ho sempre fatto, al di là del lavoro che magari accenderemo tra poco, Maurizio, ma sicuramente diventa il vedere le immagini, i punti di luce, colore, riflessi, ombre, linee, forme, è tutto attorno a noi. È questo che intendevo prima quando dicevo non c'è solo il bello da fotografare, sta a noi costruire quell'immagine, costruire nel senso vederla, riuscire a riconoscerla in mezzo anche a quella tristezza che magari tutti i giorni ci accompagna dalla casa al posto di lavoro, quando si poteva andare al posto di lavoro, adesso è dalla sala alla camera da letto, quindi è più difficile, ma si trova anche lì. Io faccio tutte foto dell'armadio, lo specchio che rimbalza la luce, delle cose che chiaramente, mentre sono lì che scatto, dico anche, ma guarda che cagata questa. In realtà, mettendole poi un po' insieme, il colpo di luce, il colore e degli oggetti che prendono forma, perché ci sono degli oggetti che sono inanimati, che grazie alla luce e alla nostra visione, immaginazione, pazzia, non lo so, può diventare un po' tutto, ma diventano parte di una grande fotografia che tante volte l'amico non riesce poi a riconoscere come grande immagine e noi ci sentiamo un po' frustrati da questo aspetto, diciamo, ah cazzo, non prendo tutti i like, non piace, ma com'è che quella fotina del cavolo che ha fatto l'amico è così gettonata? Ma perché non dipende dai like dell'amico che va a cercare solo il bello classico nella fotografia, se non è un po' sensibile o appassionato di fotografia. Quindi sviluppiamo pur tranquillamente i nostri trip personali. Ecco, una domanda, in realtà ne metto insieme tre. Parto da Eudo, ma mi interessa poi il punto di vista di entrambi. Allora, la prima domanda che ci chiedevano era date un consiglio per preparare un viaggio di piacere che poi possa diventare un ottimo viaggio fotografico, diciamo un'opportunità per anche un ottimo viaggio fotografico. Poi ci chiedono una questione che riguarda quindi l'attrezzatura, come preparare questo viaggio dal punto di vista un solo corpo, obiettivo, a quale mito bisogna credere, me lo chiedevano anche in privato, e poi chiedevano qual è la vostra ottica preferita, proprio come lunghezza focale per un reportage di viaggio o un viaggio fotografico. Allora inizio io, visto che Fulvio è stato l'ultimo a parlare. Per quanto riguarda organizzare bene un viaggio, normalmente quello che suggerisco ai miei studenti è quello di intanto documentarsi guardando il lavoro di altri fotografi, amatori e non, nel senso che intanto fare un lavoro di ricerca. Se si ha pochissimo tempo a disposizione, quello che normalmente viene visto come il terrore per ogni viaggiatore, ovvero quello di fare magari una gita organizzata in una città che viene visto sempre come qualche cosa di estremamente superficiale, può essere utile per poter vedere tantissime location di quella città durante il primo giorno. Normalmente anche semplicemente, sai, quei giri sull'autobus che fai per la città che ti fanno vedere un po' tutti i posti, quello ti permette di fare un giro senza dover prendere metropolitane, taxi, cercare di capire dove ti trovi e di poter vedere velocemente quelli che sono magari gli elementi più turistici ma anche più rappresentativi di quel luogo, dal punto di vista, diciamo, anche semplicemente dei monumenti o dei luoghi più tipici, in modo tale da poterci poi tornare magari il giorno dopo sapendo cosa ti piace e cosa no. Un fixer o comunque una guida turistica può aiutare, magari con la macchina, quello sicuramente sì. E poi lavorare bene sulla luce, quindi capire che magari certi orari sono incompatibili con certi tipi di foto. È ovvio che quando la luce è molto dura diventa molto difficile scattare le persone, a meno che non si voglia fare un lavoro sulla silhouette o sui rapporti tra magari, specialmente per dire, un ritratto fatto con una luce dura a luna di pomeriggio diventa particolarmente complicato, per cui suddividere anche la giornata sapendo che magari si faranno dei ritratti durante le golden hour e mentre si faranno magari dei lavori più legati all'architettura quando c'è una luce un po' più dura. E poi scegliere bene l'attrezzatura, quindi da quel punto di vista è molto personale. Io personalmente di solito quando vado a fare un viaggio mi porto due corpi macchina, che
non è necessariamente la scelta migliore, perché ovviamente vuol dire portarsi dietro molto materiale, ma chi lo fa per mestiere deve poter avere anche una macchina di backup nel caso in cui la macchina molla, per cui avere una seconda macchina è sempre importante. Su una macchina monto un 28 mm, normalmente mi porto la mia Q2, che è la macchina che utilizzo di più quando faccio i miei reportaggi di viaggio, e le foto che hai visto fatte in Africa, tra la Kenya e la Tanzania, erano scattate con una Q. Altre volte, e poi la seconda macchina invece è una macchina con un obiettivo da ritratto, uno zoom. Per cui se mi può servire dover fare dei ritratti con un teleobiettivo, normalmente mi porto un SL2 con il 2490. Quindi SL2 2490 come macchina da ritratto, la Q come macchina più da reportage, più per ritratto ambientato e per foto, diciamo, un po' più ampie. Sono queste le due configurazioni che normalmente mi porto in viaggio. Fulvio, invece tu come rispondi a questa domanda? Quindi te le ripeto, erano un consiglio pratico per iniziare a preparare un viaggio di piacere che può trasformarsi in opportunità di viaggio fotografico e quale mito a cui credere, no? Un corpo è una macchina, cioè un obiettivo è un corpo o cos'altro? Certo, diciamo che il mio suggerimento, o perlomeno quello che faccio io, riesco a suggerire o a raccontare quello che faccio io direttamente, è pensare di organizzare un viaggio senza dover per forza vedere tutto quello che si pensa di dover vedere. Cioè, io da ragazzino mi organizzavo questi tour de force, anche giravo da sempre da solo, sono stato da che avevo 16 anni. Uno scambio in famiglia, ho passato 3 mesi in Argentina e da lì mi sono tanto appassionato a queste storie. Però 3 mesi in Argentina ho passato tantissimo tempo a La Plata, la cittadina dove vivevo, e da lì ho cominciato a entrare davvero un po' nella società, nella famiglia, nei ritmi della famiglia. Quindi il mio suggerimento è organizzare magari un viaggio, un giro in un paesino, in Italia in questo caso, perché so che gireremo tutti alla grande in Italia. Appena si ripartirà alla grande, o per poi andare tutti tra Cuba, L'Avana e Tokyo, appena si potrà. Le Academy, ovviamente con Academy, l'Academy a fine chiaramente. anno non vediamo l'ora. Partiremo scatenati. Però vedi, per esempio, anche nei nostri casi che organizziamo con te, che organizziamo io e Eon, sono città, una città del Giappone, una città di Cuba. Cioè, mi piace dire a quel punto, rimaniamoci 10 giorni, 8 giorni, ma perché non 6 mesi se ci fosse la possibilità? Quindi il mio suggerimento è il weekend, perché parliamo anche del weekend, non voglio dire che tutti devono avere la possibilità di stare in giro un mese, però il weekend mirato in un posto e magari solo in quel quartiere. E Gracia a Barcellona, oggi super turistico. Quando ci andai la prima volta era un posticino fantastico dove passai tutto il tempo e a quel punto ecco che da viaggio può diventare lavoro fotografico, perché ci dobbiamo, come quando si fanno gli editing, la selezione delle foto, togliere, scremare, e se riusciamo a togliere all'inizio mentalmente delle idee di fotografia che poi vorremmo avere, siamo più liberi e ci possiamo concentrare molto meglio su quell'aspetto mirato, con grande soddisfazione in più, almeno per quanto mi riguarda. E detto questo, per l'attrezzatura, io non è più un segreto, scatto da tantissimi anni solo ed esclusivamente col 28 mm. E direi Dimmi da come mi sono sentito, col 28. solo ed esclusivamente col 28 mm, sì, ho come sempre le due macchine, ma che cambio non per cambiare l'obiettivo, per carità, ragazzi, diventa anche un limite tante volte, ma negli anni, all'inizio mi piace dire, Maurizio, onestamente, ho provato di tutto, tutti gli obiettivi, gli zoom, se mi mancava un numerino tra il 50 e il 55 stavo già male, magari avevo il 18 e il 55, poi si partiva 55 e 200 e dicevo, cazzo, se devo fotografare tra il 50 e il 55 come faccio? Per cui all'inizio capisco che possa prendere l'agonia dell'avere tutte le focali disponibili, poi per il tipo di lavoro che faccio io, perché è chiaro che dipende sempre da che cosa vogliamo fare o dobbiamo fare, il 28 mm l'ho trovato una focale fantastica e ho le due macchine, Leica Q2, anche la Leica Q, ma la Leica Q2 è decisamente superiore,
e la M10 con il 28 Summilux, un obiettivo fantastico, onestamente, sono innamorato da subito, e anche se sulla Leica serie M l'obiettivo più adatto, come mi dicevano tutti, anche i grandi capi Leica di Bezla, diciamo, ma Fulvio, non è più giusto il 35? Io ho detto no, cavolo, voglio il 28, perché il 28 Summilux 1.4 è un obiettivo incredibile. E a quel punto io cambio le macchine in base al mood, al tipo di approccio che ho con la strada o con i soggetti. Perché l'M10 mi ha aperto veramente delle nuove porte sulla fotografia. Dico l'M10, intendo la serie M, per carità, cioè il fatto di scattare in maniera molto più riflessiva, più attenta, con dei ritmi diversi, è tutto un altro genere di fotografia. Per cui sono contento di avere queste due macchine e lavorare solo col 28, che ormai dal 2012 o 2013 non ho più preso in mano nessun altro tipo di obiettivo. Non fatemelo giurare. Però questo... Avevamo fatto una discussione proprio l'altro giorno sulla questione della velocità della fotografia, non ricordo se forse con Claudio Composti e Veronica. È bizzarro come la fotografia, diciamo, nel 1914, quando Oscar Barnack inventa la Leica era la macchina invece d'azione, no? E poi dopo la Leica M, la macchina del reporter pronto, di chi documentava in generale il mondo. E oggi invece che gli smartphone, tra virgolette, sono diventati questo strumento che permette in maniera anche compulsiva di scattare, la Leica M è diventata invece la macchina riflessiva che all'epoca era il banco ottico, quindi si è stravolto il mondo. E quindi questo mi permette di darti... voglio una risposta molto rapida, nel senso che voglio un confronto diretto con te, con Eolo. Quanto scatti durante un viaggio, ci chiedono? Alla fine di una giornata, quante foto porti a casa? Non so se intende. Dipende dal lavoro, chiaramente, dipende dal lavoro. Rispondo, vado io al volo. Dipende dal lavoro, mi sono trovato a lavorare in maniera più, lavori più giornalistici, per esempio sui funerali di Fidel Castro a Cuba, dove avevo... giorni in cui potevo lavorare, non so, erano diventate circa 5.000 fotografie al giorno, e non perché sulla quantità si possa trovare la qualità, per carità, non è questa la considerazione, però è che quando hai talmente tanti elementi, situazioni, momenti, e sei carico con l'adrenalina veramente a mille, e sei sempre operativo, senti la fotografia in ogni punto, in ogni situazione, e non avevo mai nemmeno le necessità più basilari. Non andavo in bagno, non mangiavo, non bevevo, non andava bene, per carità, però non dormivo. Ho passato 3 giorni e 2 notti sempre sveglio. Non so come ho fatto, perché ero già abbastanza vecchietto, però era l'adrenalina che teneva davvero operativi. Per cui... in alcune situazioni così possono essere davvero anche le 5.000 fotografie al giorno, che poi scaricavo tutte le sere o le notti, quando rientravo quella mezz'ora o 2 ore per appoggiarmi, era proprio solo per scaricare le foto, liberare le schede, ho sempre 2 hard disk con me, mi fa piacere dire questa operatività, però chiaramente ci sono altri tipi di viaggi in cui possono essere meno fotografie durante la giornata, ma... ritorno da un viaggio delle 2 settimane con sempre non meno di 15.000-20.000 fotografie. Tantissimo. E uno invece, tu cosa... Ma guarda, io scatto tantissimo, per cui più o meno la stessa risposta di Fulvio. Dipende ovviamente dal progetto, dalle opportunità che ci sono e da volte anche dall'umore del fotografo. In generale una sessione di fotografia di street, di viaggio o comunque di un progetto che mi vede in giro per il mondo, posso fare tra le 1.000 e le 5.000 fotografie al giorno. E questo fa sì che poi bisogna risolvere tutta una serie di problematiche tecniche, come ha detto bene Fulvio, che poi sono centrali, perché non puoi lasciare le foto nel memory card, per cui devi farti backup, vuoi fare la doppia copia. Per questo durante i nostri viaggi ti porti il computer, 4 lettori di memory card, 2 hard disk per il backup, cerchi sempre di prendere le memorie più veloci, i computer con l'USB più veloci, per fare in modo che quelle ore passate a fare il backup poi non siano
siamo magari meno di un paio d'ore, in un'oretta, magari riesce a risolvere tutto. Però sì, tra le 1000 e le 5000 fotografie. Normalmente quando le scarico poi cerco sempre di fare una veloce selezione prima per facilitarmi poi il lavoro di selezione finale di editing, perché poi torni alla base con magari un hard disk da 2 terabyte pieno di foto. Tu hai visto queste macchine moderne che hanno tutti questi megapixel, comunque le foto iniziano ad essere molto pesanti. Poi io personalmente le tengo tutte, non cancello le foto che poi non utilizzerò. Risposto a una domanda che scusami, ti parlo sopra, ma hai risposto a una domanda che mi hanno fatto privatamente in molti, ed era se cancelli le foto che hai scattato. Io tengo tutto da circa 20 anni, quindi parliamo di... Adesso ci saranno un archivio circa 5 milioni di fotografie, quindi vuol dire decine e decine di terabyte in RAID backupati, ma è parte del mio lavoro e della mia storia. Per chi fa questo come mestiere, spesso capita una rivista che ti chiama e ti dice: allora, per caso hai una foto di, che ne so, degli Stati Uniti in questa particolare città, perché stiamo raccontando una storia, ci servirebbe un'immagine del genere. Se le hai ben catalogate nel tuo archivio, quello diventa un valore. E poi perché sotto tutto sommato è la mia storia, no? Le mie foto brutte sono importanti quanto quelle belle, perché sono quelle che mi hanno fatto crescere, per cui c'ho un attaccamento a tutto quello che ho scattato, devo essere sincero. Anche le foto col tappo, una collezione di foto nere meravigliosa, per cui da questo punto di vista direi che un giorno ci farò una mostra. Però ecco, da quel punto di vista diciamo che la gestione della componente tecnico-informatica è diventata centrale nel lavoro di un fotografo che lo fa per mestiere, oppure di un appassionato che tiene particolarmente al suo lavoro. Sì, un po' Farti così come vedere una dicevo. cosa, Sì. che mi apre una domanda poi, scusa, non voglio interromperti, ma so che il tempo No, stringe. avevo risposto, vai. Stavo mostrando alcune foto, purtroppo non ho dietro quelle del workshop di Cuba di Fulvio, quindi dovremmo fare un altro webinar uguale dove le mostreremo. Queste sono le foto dei partecipanti invece del workshop di Tokyo, in particolare queste sono di Paolo. La domanda che ci hanno rivolto è: in che momento fate poi l'editing del viaggio? Io svelo il segreto di quel che è il workshop di Tokyo e di Cuba. Abbiamo fatto successivamente al viaggio poi delle sessioni, in questo caso forzatamente online, durante le quali abbiamo, insieme a Fulvio, insieme a Eolo, abbiamo selezionato le foto dei partecipanti che hanno viaggiato con noi in modo da poter raccontare una storia. Quindi, però tu personalmente quando viaggi, qual è il momento? Cioè, cominci a fare una preselezione durante il giorno stesso in cui scatti o avviene poi tutto dopo? Questo ce l'hanno chiesto almeno 10 volte da quando abbiamo No, iniziato guarda, io i messaggi. faccio. Allora, intanto ho sviluppato negli anni una memoria incredibile per le foto che ritengo buone, nel senso me ne accorgo quando sto scattando, raramente mi sorprendo. Per cui, da quel punto di vista, una volta fatto il backup, la mattina dopo, molto presto, perché magari esco poi la mattina prestissimo per andare a sfruttare le ore migliori del mattino, faccio una velocissima selezione andandomi proprio a cercare le foto che so bene di dover andare a segnarmi. E poi quando rientro alla base, quindi quando torno a casa, faccio un ulteriore backup, ovvero quell'hard disk da viaggio, faccio un backup sugli hard disk dei server dello studio e faccio un'ulteriore verifica delle fotografie, anche perché molto spesso queste fotografie poi vanno consegnate con tempi incredibilmente veloci. Non ti nascondo che ci sono stati diversi lavori di viaggio che ho dovuto consegnare quando ero ancora in viaggio. Oggi viviamo un'epoca folle con riviste che vogliono le fotografie immediatamente o clienti che vogliono, diciamo, ricevere il materiale almeno per fare un primo preview in tempi estremamente rapidi, per cui è raro che ormai non trovi un hotel con un minimo di connessione, per cui oltre a fare il backup generi le basse risoluzioni e le foto che hai selezionate magari le mandi al cliente. Se si tratta di un lavoro più personale che invece ha dei tempi completamente differenti, mi prendo tutto il tempo che serve per poter magari fare anche delle selezioni un po' più ragionate. Ma viviamo in un'epoca folle, una delle grosse difficoltà del nostro mestiere oggi è proprio la velocità con la quale i clienti vogliono ricevere il materiale, a volte è incredibile. E magari abbiamo sbagliato qualche Fulvio, no, noi fotografi. no, vai, prego, prego. Poi volevo Noi chiedere una cosa a abbiamo Fulvio. sbagliato anche noi fotografi ad accettare di stare a questi tempi. Ormai si sono tutti abituati così i clienti, per cui io mi ricordo che
ho fatto un viaggio, era anche un reportage per il New York Times su una storia importante, era sulla famiglia Riina, per cui ebbi la fortuna di riuscire a trovare il modo di fotografare la figlia di Riina. E mi ricordo che un quarto d'ora dopo che l'avevo fotografato, cioè avevo l'editor della rivista che mi stava addosso, perché voleva immediatamente avere una foto da portare in una riunione del giornale per poter verificare se potevano utilizzarla o meno, e quindi magari parlarne già sui social. E da quel punto di vista, quindi, anche lo stress di dover fare delle selezioni molto velocemente, un minimo di post-produzione, perché poi vuoi sempre consegnare il lavoro al meglio, e questo magari lo fai anche in strada, a volte anche col telefonino. Fulvio, Sì. diciamo, non ti chiedo la stessa domanda perché ho visto che annuivi e quindi vedo che siete allineati su questo, ma un'estensione di questa domanda, ovvero quanto tempo, mi chiedeva Giovanni privatamente, quanto tempo passa però quando ricomincio a guardare le foto? Quando ricomincio a guardare le fotografie, cioè quando sono tornato a casa, dici sì, dipende dai lavori, chiaramente. Credo che sottintenda se c'è la necessità di slegarsi dal momento dello scatto per poter Sì, scegliere in maniera più lucida. Credo sottintenda questa la domanda. chiaro. Considera che io non ho nessun lavoro davvero mai concluso, nel senso che continuamente, soprattutto poi quando ho un po' di tempo, di notte, di solito, in questi giorni sempre, riguardo tutti gli editing fatti, i lavori, è sempre un magma molto in movimento, non ho le 15-20 fotografie perfette per presentare un lavoro, perché alla fine sono sempre comunque... dipendono dalle mie valutazioni, è chiaro, dalla mia attenzione, da ogni scatto che facciamo, cioè, si porta dietro tutta la tua cultura, le tue attenzioni precedenti, i tuoi studi, il tuo background, per cui così anche crescendo, cambiando o invecchiando faccio esperienze differenti che poi vanno a influire nel mio nuovo editing, magari delle foto. Per cui sì, le lascio sedimentare, anche i lavori giornalistici, come magari quello di Cuba per la morte di Fidel Castro, oppure ho lavorato per la Universal Music, per Zucchero al concerto a Havana, o i Rolling Stones quando sono stati a Havana, è stato super emozionante, intenso, ma chiaramente bisognava correre come dei pazzi a destra e a sinistra per poter inviare subito le fotografie che le vorrebbero tutti sempre in tempo reale. E a Cuba ti lascio anche immaginare la difficoltà, perché fino a qualche anno fa, e ancora adesso non è così semplice, fino a qualche anno fa era veramente difficile inviare le foto, per cui le devo ridurre tantissimo e poi girarle ai giornali di notte, posso produrle, come diceva Eolo, in gran velocità. Però di sicuro poi mi piace rivedere anche quei lavori. Non è che perché magari ho fatto una post-produzione o una selezione veloce sul campo li considero poi già sistemati. Il lavoro giornalistico che ho fatto per l'ANSA, per i Rolling Stones o magari per la morte di Fidel, l'ho consegnato in una maniera, ma poi lo presento oggi tutta in un'altra, perché chiaramente le vado a rivedere e il tempo diventa decisivo. Prima, dopo 2 o 3 settimane me le riguardo e poi magari dopo 6 mesi di nuovo. E quello che è già stato consegnato, è chiaro, non ci puoi tornare sopra. Però a livello personale, e lì diventa davvero il piacere di giocare anche con le proprie visioni. Togliere una foto, metterne un'altra, cambiare l'apertura o la foto della parte centrale del lavoro vuol dire stravolgerlo totalmente e avere delle nuove sensazioni. L'editing diventa davvero il modo di raccontare una storia, per cui cambia tantissimo in base a una foto o un'altra. Questo diventa decisivo. Supporto quel... Giulio, tu Sono chiedi molto supporto in d'accordo. questo... No, Vai, vai. sono molto d'accordo con quello che dice Fulvio. In fin dei conti, anche noi che facciamo questo per mestiere, che abbiamo le aspirazioni di essere degli autori, cambiamo nel tempo. E cambiando nel tempo la sensibilità si evolve, magari riguardi certi lavori e ti accorgi che il taglio che gli avevi dato inizialmente poteva essere magari modificato o trasformato. Per questo poi, ti dicevo, tengo tutte le foto in archivio, proprio per poter fare degli editing magari con un'ottica anche diversa, no? Per cui concordo totalmente con quello che ha detto Fulvio. Ed è bello il fatto, anzi, che rimette mani al lavoro. Sai, spesso un fotografo quando ha mostrato un lavoro lo vede come qualcosa di chiuso, mentre in realtà anche quello è un sistema dinamico, no? Cambiamo noi, cambia il mondo, cambiano i punti di vista e saper
riprendere un lavoro e riconfigurarlo anche perché anche con coraggio, mostrarlo dicendo: guarda, questa è una nuova visione di quel lavoro che ho fatto. È un momento di sia di cultura, ma anche di apertura mentale, di voglia di una conversazione dinamica, sempre aperta, sempre intelligente. Bravo, lo sapevo che eri un grande. Hai visto? Bene, allora sentite, Spot, visto che spot. abbiamo 4 minuti giusti di orologi, no? Di orologio, ma sicuramente la nostra Leica sta in camera e gli altri webinar continueranno. Non è una cosa spot, sappiate, è un programma che continuerà a lungo. Cito il nostro eroe Marzullo e dico: Fulvio, fai una domanda a Eolo, Eolo fai una domanda a Fulvio, Fulvio fai una domanda a Eolo che vorresti fatta a te, Eolo fai una domanda a Fulvio che vorresti fatta a te. Così io mi Non l'ho sposto. capita, non l'ho Anche io mi capita, sono perso. però adesso farò una domanda. Non so Vai. da che parte va adesso questo, però sì, no, sono curioso di Eolo, magari nel suo, la sua visione con il bianco e nero, perché capisco questi linguaggi diversi, ma mi piace capire se è un qualcosa che sente, che diventa proprio il suo modo di raccontare più spesso in bianco e nero, soprattutto nella street dove lo vedo spesso, ne parlavamo prima anche con alcune immagini dell'Havana che ha fatto in bianco e nero, per cui così, un po' mirato al perché di questo, da cosa dipende, come lo scegli, chiaramente. Intanto non è solo necessariamente legato al linguaggio, questo è anche semplicemente legato al gusto, è una cosa, il bianco e nero lo amo tantissimo. Io facendo il fotografo commerciale, quindi lavorando molto nella fotografia editoriale pubblicitaria, faccio colore in continuazione. Questo fa sì che riesco a sfogare probabilmente il mio amore per il bianco e nero in quelle discipline dove sono un po' più libero e non legato alle esigenze di un cliente. Quindi fotografia di strada, il ritratto più personale e poi l'amore per un modo di fotografare che ha una dinamica totalmente differente, mentre nel colore gli equilibri tra i colori diventano parte delle armonie e dell'informazione, quindi del contenuto. Nel bianco e nero tutto diventa molto più grafico, molto più essenziale, per certi versi tagliente e asciutto. E amo quel modo di rappresentare il reale. Lo trovo interessante perché togliendo un'informazione che è importante come il colore, però ne aggiungiamo un'altra che è quella di una componente grafica e di un rapporto tra i contrasti che generano degli equilibri e un modo di vedere le cose completamente differente. Cuba in bianco e nero è stato un esperimento, nel senso che è un po' come fare l'India in bianco e nero, siamo talmente abituati a vederla a colori in maniera poi eccezionale come le foto di Fulvio, che penso che sia tra le più belle foto che ho visto scattate a Cuba in vita mia. E da quel punto di vista, quindi approntarlo in bianco e nero era anche per offrire un punto di vista diverso. Quando vedi la realtà in bianco e nero, noti dei dettagli differenti, è proprio un filtro diverso nei confronti della realtà, che penso meriti di essere preso in considerazione, perché a volte il colore sì è bello, ma dall'altro punto di vista, per certi versi, ti costringe magari ad allontanarti da alcuni contenuti perché l'elemento colore diventa predominante. Per cui sì, queste sono alcune delle foto scattate nell'ultimo viaggio a Cuba. Bene, grazie Eolo. E allora adesso, appunto, sei tu che devi fare una Incuriosisce domanda. invece il. Sì, mi incuriosisce Una domanda a moltissimo. Fulvio. Io conoscevo Fulvio come fotografo di strada e come fotografo reportagista. Poi ho visto invece che sei anche un ottimo ritrattista, nel senso che parlo di ritratto puro. Ero curioso di conoscere il suo rapporto con il ritratto proprio come disciplina, nel senso come lo vive, se è qualcosa che fa anche in studio. Io ho visto dei suoi ritratti anche più costruiti, diciamo, meno legati a quello che è il lavoro di reporter, comunque veramente molto belli, per cui ero curioso di conoscere il suo rapporto con il ritratto come disciplina. Grazie, Eolo. Effettivamente parto, sai, quasi da lì, perché da ragazzino ero così il garzone, il ragazzo della bottega di uno studio in cui facevano ritrattistica. Quindi, quando avevo 19-20 anni, mentre andavo a scuola, partecipavo i pomeriggi o sabato e le domeniche alle sessioni di scatto in studio, per cui lì ho fatto tantissima esperienza, poi tantissima con i matrimoni anche. E lì vuol dire poi una palestra fantastica, ragazzi. I matrimoni per me sono stati, ho lavorato tantissimo anche facendo tanti matrimoni, per cui sia i ritratti, qua vediamo delle serie di ritratti ambientati che mi esaltano sempre, un po' per il rapporto con le persone,
persone, per poter interagire con loro, per poterle raccontare, ma anche per raccontare me stesso, perché alla fine attraverso questi ritratti ci sono, c'è tanto del fotografo. Io lo so benissimo, facendo dei ritratti che sono spaziali, sa che è tanto il fotografo che va a presentarsi nel ritratto, non è solo far vedere la persona o raccontarla, perché a volte in quei pochi minuti diventa più difficile. Qui stiamo vedendo il lavoro sui contadini, dove anche qua i ritratti diventano decisivi, perché vivendo con loro a quel punto è tutto molto più semplice, loro sono abituati alla mia presenza, per cui non devono mai neanche posare, sanno che io scatto in continuazione e diventa davvero quell'empatia così morbida, la situazione perfetta, perché loro sanno che ho la macchina fotografica in mano e che ogni tanto li vado a immortalare, ma non recitano più davanti alla macchina fotografica. Questo è uno degli aspetti più difficili da fare, sia in studio, perché con il mio studio fotografico lavoro tanto anche lì su servizi commissionati o scatti a privati, e quindi la ritrattistica oggi è fondamentale anche per un aspetto economico, dico la verità, perché la maggior parte degli assegnati che ho sono di giornali che chiedono poi ritrattistica del capo dell'azienda, del nuovo amministratore delegato, di chissà quale ente e via dicendo, per cui la ritrattistica anche proprio gestita, fatta in studio, è fondamentale, e cerco sempre di rubarti qualcosa, Eolo, perché il tuo modo di gestire lo studio e i ritratti sono veramente da esempio. Lo riporto poi nella mia fotografia di reportage, e quindi questi ritratti ambientati, tutti sempre con il 28 mm, mi esaltano, e cerco di, ecco, anche questo ritratto con cui ho vinto poi l'anno scorso Picture of the Year nella categoria ritratti, mi fa molto piacere. I premi non sono fondamentali, ma danno soddisfazione, danno un po' di visibilità e quindi danno un po' di conferme tante volte, soprattutto quelli importanti, mi viene da dire. E anche qui questo ragazzo, che è Tiago, non stava posando assolutamente, è un'interazione normale, la vita di tutti i giorni. Io sono a fianco a loro, gli aiuto nelle attività della fattoria, diciamo così, e quindi diventa molto più semplice il tutto. Però l'ho costruito negli anni, perché adesso sono 3 anni che lavoro su questa famiglia di contadini. Come si dice in cubano, è un caserio, che rende molto bene l'idea di un agglomerato di 7-8 case sperse nel nulla. E ecco, questo è il capofamiglia Santiago, che è un personaggio, vedete qua è davvero molto forte la sua personalità. Io gli ho semplicemente chiesto, perché nei ritratti, come in alcuni casi, li vado a gestire, non ad organizzarli. Cioè c'era questa situazione in cui eravamo lì fuori, stavamo lavorando insieme vicino a degli animali, prima di rientrare in casa c'era questo taglio di luce dell'ultimo sole della giornata, che era fantastico. Lui si è fermato, mi ha guardato, era in posa, ma era un po' nella zona d'ombra. Gli ho detto: guarda Santiago, spostati un po' alla tua sinistra, e è andato in questa luce piena, che fa la differenza, perché anch'io non mi dimentico mai di essere fotografo e prima che fotogiornalista. Io mi sento fotografo a tutti gli effetti, quindi ho bisogno e voglia di creare delle immagini forti con un ritratto ambientato che possa dare forza a tutta la fotografia. Bene ragazzi, e quindi qui abbiamo chiuso il cerchio, nel senso che siamo tornati a quello che era l'inizio di questo discorso, dove ci domandavamo l'intervento nel caso era di Steve e nel caso invece di fotografi di nuove generazioni come Fulvio e Eolo. Io volevo ricordare a tutti, mentre facciamo i saluti finali, di iscriversi al nostro Leica Club per ricevere il programma ogni settimana dei talk che arriveranno, e quindi dei nostri prossimi webinar, e soprattutto di tutte le attività di Leica Sta in Camera. Volevo ringraziare Fulvio e Eolo per la disponibilità, per tutto il sapere condiviso e per aver risposto a tante domande. Ce n'erano tante altre, ma eravate due fiumi in piena, è impossibile quasi da interrompere, ed è bello così, quindi ho lasciato andare la barca. E faccio quello che ormai è diventato il nostro rito, cioè tolgo il muto a tutti i fotografi e fotoamatori collegati, e vi facciamo un applauso, ragazzi. Un applauso, ragazzi.
Attenta, mangio, finisci di mangiare. Ci sono anche i bambini che urlano. Grazie davvero a tutti. Ci vediamo la prossima settimana. Restate in contatto con noi. Ogni giorno ci sono delle novità di Leica Sta in Camera. Grazie davvero a tutti. Grazie Maurizio, grazie Fulvio. Ciao a tutti. Grazie Eolo, grazie Fulvio, davvero. Un abbraccio. Ciao. Ciao Fulvio, ciao, a presto.